questa passeggiata è un modo per visitare la città con occhi diversi e è un modo per parlare di cinema in un modo diverso. Trieste è usata anche come città più grande, per far finta di essere una città più grande. Per finire un film girato qua, che è una parte importante girato qui, è Ernesto. È un film dell'87 di Salvatore Sampieri, dal romanzo postumo di Saba, parte autobiografico. Dani, ciao, come va? Sì, ascolta, io oggi sto facendo una passeggiata. E l'hai preparato tu il pezzo sull'Ursus? Ho capito, ma cioè, stai arrivando? Come no? Ma dai, cioè, è domenica. Non stai ancora arrivando? And you know, this is important in your career when the first shot is a good shot. And my first shot with Venice was, do you remember Dolly Bell by Emir Kusturica? So that was a shot. And he got the Golden Lion for the best first-time director. And then came all the other films. There was Occupation in 26 Pictures, etc. Yugoslavia had very good cinema. They had very important movies and it was not so difficult. Secondo te quanta gente c'era dentro? È un bel po', mi sembrava. Sì. La sala, se non sbaglio, è 1000 persone, quindi... 900 ne avevamo. Sì, anche... C'era un pezzo di poltroncine rosse che mi ha fatto rimanere proprio male. Però, mica aver tutto. Allora, io non ho mai amato il cinema di per sé. Cioè, non ho mai pensato, da grande voglio fare il cinema. È come se l'avessi scoperto a un certo punto ed ero già tanto grande. Ascoltare le persone e raccontare la loro storia. Poi ero bravo a raccontare le barzellette, quindi ho detto io forse devo raccontare storie. Quindi la mia scelta è stata di raccontare, di diventare un narratore. Quando fai vedere un film a casa, stai in qualche modo ricompensando delle energie che tutte le persone che ti stavano intorno hanno convogliato su di te. Allora è così, questo film per me è così. Se le emozioni per te sono lì, va bene così. Che tu ci veda quello che vuoi, sono problemi tuoi, ma le emozioni ci devi credere. Allora, questo è il modo in cui io lo vedo. Fine della parte patetica.